Sono Gerardo Malangone, sono architetto, faccio anche giornalista, pubblicista e qualcuno dice che sono anche scrittore. Ho accolto con molto piacere l'invito a partecipare alla giuria che giudicherà questo concorso letterario. Mi ha colpito che fosse, come dire, anomalo, perché inizialmente mi ha molto incuriosito capire perché un concorso di letteratura che riguardasse una figura, la figura del designer autoproduttore. Figura che in questi tempi nuovi sembra riproporre figure antiche. Penso non all'artigiano che faceva le sedie, cioè che progetta il suo lavoro e poi lo realizza e poi lo cambia e poi lo vende. Penso a figure professionali anche più remote, gli stessi architetti dell'antichità, i quali erano capomastri e imprese contemporaneamente. Cioè tutto ciò che ha preceduto Alberti nel nostro settore dell'architettura. Oggi il designer autoproduttore mi sembra un personaggio dalla vita complicata, perché non è il designer normale, probabilmente dal suo lavoro cerca qualcosa di diverso rispetto al designer normale, forse cerca un maggior controllo sulla sua creatura, forse cerca di proteggerla meglio dalle aggressioni di un mondo, come dire, molto mercantile, in cui si tende più ad abbassare il costo della produzione dell'oggetto che non a migliorarne, come dire, l'originalità o l'intelligenza. Perché un concorso di letteratura per soggetti di questo, per creature di questo tipo? Perché, siccome la condizione di queste persone mi sembra singolare, in quanto occupano uno spazio molto, molto spigoloso, molto difficile per loro, sarebbe, credo, interessante capire che essi stessi spieghino la propria condizione. Mi incuriosivano questi signori, ho accettato di leggere le loro esperienze per cercare di capire che cosa li muove. Spesso la scrittura serve anche a questo, cioè a far capire che cosa c'è dietro l'azione di una persona.